Bene, quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua. In questo video prenderò a parlare di tre ufficialità per quanto riguarda i Cosenza, e in realtà sono ufficialità, diciamo, più che altro che possiamo definire per la primavera per il settore giovanile, quindi video che sarà un pochino più breve rispetto al solito, diciamo ufficialità minori ma comunque importanti di cui parlare, perché ci sono due acquisti e una cessione. Per quanto riguarda la cessione, quella diciamo principale, quella più importante a livello proprio del Cosenza, perché ha già giocato in prima squadra, ha fatto una ventina di minuti a Brescia, e stiamo parlando di Lavardera, terzino classe 2002 che va ufficialmente in prestito secco al Limolese, squadra comunque che milita nel girone A di Serie C, credo. Adesso ve lo vado anche a dire. Comunque, a parte dove milita il Limolese, stiamo parlando comunque di un giocatore che, scusate, nel girone B di Serie C milita. Comunque, a parte questo, stiamo parlando di un giocatore comunque intrigante, che l'anno scorso primavera ha fatto bene, che ha fatto tutta la preparazione preparazione poi, a dir tanto preparazione, però comunque ha fatto diversi allenamenti con il Cosenza e quindi va ad Imola in C per giocarsi le sue carte, per provare comunque l'ebbrezza di giocare in una squadra professionistica, se vogliamo utilizzare questo termine. Detto questo, va benissimo così, un po' diciamo come mi viene in mente, che ne so, Schimmenti per il Catanzaro va bene, alla fine è un giocatore della primavera che si è deciso di mandarlo in prestito per farlo crescere, e sperando che possa poi trovare spazio, perché se deve andare ad Imola per non giocare, è vero che cresce comunque ambientandosi in un ambiente professionistico, un ambiente di una società professionistica, però si spera che qui qualche presenza qua la faccia per poter poi crescere anche sul campo. Quindi questo è un po' il discorso. Alla fine, ripeto, operazione che ci può stare, di minor conto rispetto alla prima squadra, però lo stesso comunque importante. Detto questo, però, il Cosenza, come dicevo, ufficializza due colpi per il settore giovanile, perché arrivano ufficialmente Sadik e Violante. Allora, per quanto riguarda Sadik, stiamo parlando di un centrocampista classe 2003 che arriva ufficialmente comunque al Cosenza firmando un annuale di contratto. Centrocampista comunque di nazionalità marocchina, ha comunque un buon fisico, è alto 1,84 m, quindi ha un ottimo fisico, quindi principalmente possiamo definirlo anche come mediano. Detto questo, comunque, alla fine è un giocatore che arriva molto probabilmente per la primavera, inserito comunque in questo momento in prima squadra, però essendo un 2003 può essere tranquillamente inserito nella lista di giocatori di Primavera 2, e quindi perché non schierarlo come Primavera 2? Alla fine un investimento di un giocatore comunque che arriva più che altro anche in prospettiva, e quindi va bene così comunque. Rinforzo giovane under, diciamo così, per il Cosenza. L'altro rinforzo under, come dicevo, è quello di Violante. Violante invece arriva per le giovanili vere e proprie, perché arriva per l'under 17, non è anche per la primavera, visto che stiamo parlando di un attaccante classe 2005, attaccante che ha addirittura esordito in un campionato comunque importante, quale l'Eccellenza, con la maglia dell'Akragas, quindi siciliano di origine. Arriva anche dal settore giovanile comunque della Samp, quindi stiamo parlando di un profilo molto molto intrigante. Ripeto, già comunque una presenza in un campionato come quello di Eccellenza, che per un 2005 è tanta roba, e di conseguenza comunque rinforzo per il settore giovanile è importante. Ripeto, classe 2005, quindi molto giovane, andrà a giocare nell'Under 17, e quindi rinforzo per il settore giovanile sicuramente di livello, sperando che poi si possa rivelare utile anche per il futuro. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!